Eccoci qua in compagnia praticamente delle neo campionesse mondiali di ginnastica ritmica, la favolosa Emanuela Maccarani, l'allenatrice delle Farfalle. Ciao. Buongiorno, ciao. E la capitana delle Farfalle, Alessia Maurelli. Ciao. Ciao e anche il saluto delle altre ragazze che sono ad allenarsi. Allora, a questo punto mi hai telefonato la domanda che io ti volevo fare, cioè voi siete sempre praticamente in simbiosi, sembrate quasi telepatiche quando lavorate, quando vi esprimete, ma ad esempio in questo istante Anna Basta cosa sta pensando secondo te? Beh, sicuramente Anna Basta starà pensando a come far venire quel rischio che abbiamo messo nuovo nelle cinque palle. Oh, mamma mia ragazzi, e la creatrice di tutto questo è Emanuela, ma come si fa? L'aspetto artistico è sicuramente l'aspetto più interessante, più stimolante del mio lavoro. E quindi creare questi esercizi e riuscire poi a plasmarli, no, sulle ginnaste è un momento che mi gratifica tantissimo, mi stimola ed è la motivazione anche forse nel continuare dopo 25 anni a creare un qualche cosa che possa essere sempre un pochino innovativo e interessante in quello che è il contesto mondiale della ginnastica. Ma tu sei un po', a parte che sei un artista, ma sei un po' come un regista cinematografico o come un pittore comunque, perché tu inventi, immagini e poi crei. Sì, è proprio questo l'aspetto compositivo dei nostri esercizi. Si chiamano esercizi o composizioni, ma in realtà seguendo quelle che sono le linee guida del codice, perché ogni movimento che voi vedete fatto dalle ragazze ha un valore. Questo valore viene costruito con dei criteri, ma che sono assolutamente liberi e personali. Esatto, si possono creare, inventare sempre di nuovi. E quindi sicuramente con l'aiuto della tecnicità delle ragazze io riesco ad arrivare a pensare a determinati elementi o comunque coreografie. E l'esperienza di tanti anni di lavoro e poi questo senso artistico che forse io ho, così mi è stato tramandato da mia mamma, e questo è un qualche cosa che è un aspetto. Cioè sei figlia d'arte praticamente. Diciamo. Com'è essere plasmati da un artista come lei? Cioè quando vi viene a raccontare un nuovo elemento, una nuova composizione, voi come l'impatto com'è? Beh, noi abbiamo una grandissima stima della nostra allenatrice perché, come le avevo detto tempo fa, quando siamo in gara, ogni tanto nella confusione di tutte quelle ginnaste, di tutte quelle nazioni, ci guardiamo intorno e vediamo lei, perché è il nostro punto fermo, è la donna con veramente più esperienza nel campo internazionale della ginnastica ritmica e quindi è davvero un onore per noi. Cioè il vostro centro praticamente, il vostro equilibrio. Beh sì, è la colla che ci tiene unite. Ma poi è favoloso anche vedere quando state per, diciamo così, fra virgolette, andare in scena e avete quel momento di esplosione di grinta che esprimete nel lancio di magari dell'asciugamano per terra, ma è una tecnica un po' psicologica? È molto bello, molto interessante tutto questo da vederlo per me, vederlo fare dalle mie ragazze, perché non è costruita questa cosa, cioè si costruisce tutto nella fase di allenamento e di preparazione, quelli che sono i consigli tecnici, tattici, psicologici, anche umani, no? Certo. Però poi queste piccole cose scaturiscono da tutto il lavoro costruito negli anni. Certo. E quindi è bello che siano le emozioni che poi sono veramente la macchina che fa arrivare poi ad ottenere tutto questo, e sono gesti naturali, quindi vuol dire che la ginnastica, nel momento in cui poi entri in pedana, nonostante sia uno sport di automatismo dove tutto deve essere confezionato e preparato appunto nell'allenamento, è dettato dall'emozione, quindi questa adrenalina che ovviamente sale e che deve essere anche dallo spettatore a casa attraverso la televisione, sì, che però deve essere ben gestita, ecco, perché anche le troppe emozioni non in questo tipo di sport così di concentrazione ovviamente non possono essere negativi. Ma tu come crei, come riesci a individuare una capitana? Anche qui caratteristiche ha? Anche qui devo dire che
naturalmente io cerco sempre di non cambiare tutta la squadra in toto, quindi le ragazze con magari più anziane, tra virgolette, quando finiscono l'attività ovviamente piano piano vengono rincalzate dalle giovani promesse. E il capitano in genere è la ragazza con più esperienza, quindi subentra al capitano che lascia magari, più esperienza, più titolata, ma che in genere corrisponde anche dal punto di vista caratteriale, certo, a quelle che sono quelle capacità di unione, di tenere insieme, di trainare, certo, di essere comunque un traino dal punto di vista caratteriale positivo, diciamo, certo, un aspetto del carattere è fondamentale, però le compagne è un punto di riferimento, quindi sono anche le compagne che evidenziano e scelgono il capitano. Allora, a questo punto si è creata una nuova composizione, cioè Alessia è scomparsa, sì, perché anche questo è un nuovo elemento. Quindi io a questo punto ci salutiamo, vuoi dire qualcosa? Sì, spero che tutti questi grandi successi delle nostre ragazze possano, che io so sono arrivate a tanti italiani, nonostante purtroppo la poca presenza dei media nella nostra meravigliosa attività. Quindi io spero, andando avanti davvero, che ci sia più presenza dal punto di vista della comunicazione, perché è uno sport veramente meraviglioso. È la base, questa ginnastica che poi fatto davvero alla base può portare poi a praticare altre discipline di altissimo livello, magari sempre negli sport di squadra, che anche dal femminili vediamo ci sono altri sport che in Italia stanno facendo da padrone, no? Nello sport internazionale. Però ecco, questo è il mio augurio, che tutte quelle emozioni che posso vivere io quotidianamente allenando le ragazze e i nostri fans che vengono a vederle, a sostenerle dal vivo, possono arrivare veramente a tutti. A espandersi il più possibile. Infatti noi siamo qui per questo, siamo un po' dei pionieri, perché in Italia non c'è solo il calcio, non c'è solo il motociclismo. Frecciatina. Esatto. E la cosa meravigliosa è che chi viene a vedere ritorna sempre, e quindi noi veramente raccogliamo sempre più fans solo nel momento in cui riescono a vedere dal vivo le ragazze. Quindi correte a Pesaro, sarà la tappa del Coppa del Mondo, questa World Cup ormai alla sua 11ª edizione, ed è uno spettacolo da non perdere. Ma ormai le farfalle sono un tesoro nazionale, giusto? Sono state splendide. Le farfalle, quando uno sbatte la testa, quando uno si fa male, quindi è legato al sogno, legato al dolore. Sì, le farfalle, sì. È molto bello come si sono fatte sicuramente valere a livello internazionale. Gli animali, le farfalle. Squadra bravissima, hanno molto stile e si meritano in pieno il secondo posto. No, assolutamente no. Sì. Se le farfalle sono carine. Ma sono anche brave. No, certamente l'imprescindibile ruolo della determinazione di Manuela Maccarani ha saputo, senza albagia, periclitare la composizione con tre palle e due funi dall'abbrivio attraverso un ambage verso la meritata ascesa all'aureo podio. Scusa, ma non capisco le domande. Argento, parliamo di argento, capisce? L'argento, sì. L'argento, sì. L'argento? Però mi ha dato uno spunto di riflessione. Cioè? E c'è l'argento come raggiungimento della pietra filosofale, no? No, non c'entra niente. Zero. Quante Quindi, sono le farfalle? 18 milioni. 6-7. Credo che da un punto di vista prettamente teoretico il valore intrinseco dell'aureo trofeo Muliebre resti intesaurato dalla composizione delle farfalle, presentificandone plurime realtà compenetrantesi, quasi a modificare l'assetto ontologico dell'Indiadi stessa, in un tripudio armonico che ne esalta la sincronia come in un concento. Non è il solito sport, non è il calcio, insomma è uno sport più particolare, ed è bello che abbiano avuto un grande risultato. Io li trovo un po' insignificanti le farfalle, sotto certi aspetti, anche se hanno un simbolismo molto molto potente, sto cercando di capire che possiedono un simbolismo potente. Era ora, ragazze, continuate così! Poi c'è Madame Butterfly, è chiaro, c'è anche la famosa opera di Puccini. A che appunto si riferisce a... E penso, sì, non conosco io Puccini. Ma cosa c'entra perché... con... Puccini, Madame Butterfly, in inglese significa farfalla, No, l'ho capito, ma cosa c'entra con le farfalle, scusi? Butterfly? È la traduzione inglese della farfalla. Le farfalle che sono arrivate seconde mondiali?
No, no, le farfalle mondiali di calcio di... Sono bravissime e si impegnano al massimo per arrivare sul podio. Devono accoppiarsi continuamente le farfalle, perché se le farfalle sopravvivono vuol dire che il nostro livello, la nostra qualità di vita è buona. Ecco. È buona, quindi le farfalle... Con le api, se ci sono le api rappresentano la bontà di un ecosistema, così pure le farfalle secondo me. Ole! Dica qualcosa alle farfalle. Farfalle, cercate di essere più produttive. Ma parliamo della sinergia che c'è tra queste atlete in competizione. La sinergia alchemica è supportata da un'indefessa ginnasticità cosmica. Cioè in che senso? Sono brave.